Buongiorno a tutte e tutti, grazie per la presenza, siamo molto contenti di essere qui oggi a Palermo a poter parlare di Europa e di diritti con i nostri candidati e i segretari dei partiti che convocano l'US. Angelo Bonelli, il papà di Ilaria Salis, che salutiamo di dov'è, a cui va costantemente il nostro pensiero. Il sindaco Lelu Orlando per tutti i palermitani, il sindaco Lelu Orlando, la candidata che siamo molto contenti di avere perché è un attivista no quote e siamo felicissimi, perché tutti sapete che il cognome è è giusto, il cognome deve essere esatto. Mimmo Lucano, che non ha bisogno di presentazioni, e il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Frosignoni. L'occasione di oggi è la presenza quattro candidati splendidi a cui noi teniamo moltissimo, tutti rappresentativi di storie, di diritti, di esperienze assolutamente uniche e irripetibili. Tutti e tutte parlano di diritti da conquistare, di diritti conquistati, di diritti da difendere. Diritti assolutamente trasversali che riguardano tutti e tutte in tutte le situazioni e che assolutamente da Palermo vogliono arrivare in Europa, perché c'è bisogno in Europa c'è bisogno di più diritti, di più meridione, d'Italia, di più Sicilia e di più Mediterraneo. E in Sicilia, in Sardegna, nel Mediterraneo c'è bisogno di più Europa e di più diritti, di maggiori tutele per tutte e tutti. Con questo auspicio io passo la parola. Vogliamo cominciare diciamo un po' dal padrone di casa, Lelu Orlando. No, no, la mia casa quando avuti è cresciuta. Buongiorno, buongiorno, e oggi è 9 maggio. E il 9 maggio si apre la campagna elettorale dell'Alleanza Verdi Sinistra per le isole. Si apre con la presenza del segretario nazionale di Sinistra Italiana e di Verdi, e si apre con la presenza di alcuni candidati. Io voglio innanzitutto rivolgere un apprezzamento e una gratitudine a tutti i candidati, anche a quelli che non sono presenti, con i quali saremo presenti evidentemente nel corso della campagna elettorale, e dire che il 9 maggio è un giorno che richiede Europa, non perché è la festa dell'Europa, ma perché ci ricorda due eventi tragici, l'uccisione di Aldo Moro e l'uccisione di Peppino Impastato. Aldo Moro e Peppino Impastato sono caduti sul fronte della libertà, sul fronte del rispetto dei diritti costituzionali, sul fronte della resistenza a lobby e a consorterie internazionali, finanziarie e politiche. E cadono entrambi vittime di questo sistema, ed essere qui questa mattina a Palermo, oggi pomeriggio, tutti insieme al Corteo a Cinisi, è un modo per dire all'Europa che si dia una sveglia. Dire all'Europa che non può continuare ad perseguire questa folle corsa agli armamenti, a portare un Parlamento europeo con forza, una visione ma anche una coerenza di posizioni e di comportamenti che riguardano la pace. Questa corsa agli armamenti da speculazione finanziaria di lobby potenti è diventata cultura politica e segna e qualifica i governi sovranisti e intolleranti. Ed è un esempio chiaro di come la potenza finanziaria di coloro che fabbricano armi poi diventa cultura politica. E finisce con l'incidere sullo stesso comportamento degli stati. Che dire della violazione che lo Stato ungherese sta realizzando in questo momento nei confronti di Ilaria Salis, alla quale vorrei rivolgere un applauso da parte di tutti noi. Esprimendo apprezzamento e gratitudine per la sua disponibilità, sapendo che lei
con grande coerenza, non vuole essere difesa dal processo, ma vuole difendersi dal processo, ma chiede che vengano, che cessino queste disumane condizioni di detenzione. E credo che sia importante, voglio esprimere appunto a Roberto Salis, che, con quale saremo insieme in questa campagna elettorale, di rivolgere nei pochi minuti che gli sono consentiti di contatto con sua figlia il nostro affettuoso saluto. Voglio ancora dire che siamo qui per dimostrare che c'è un rapporto molto forte tra questa cultura degli armamenti e delle guerre con i terribili genocidi nella striscia di Gaza, così come si collega tutto questo ai genocidi che ormai su questi sono diventati anche nella stessa Ucraina, dove i morti civili stanno assumendo dimensioni inaccettabili. La pace si prepara con la pace, non certamente con le armi, con la guerra. L'Unione Europea non sta dimostrando sufficientemente forza per mandare un messaggio di pace. Ma cosa costerebbe una delibera a costo zero che riconosce lo Stato di Palestina? Basterebbe questo semplice atto per mandare un messaggio di pace. I paesi arabi per riconoscere Israele, ma intanto danno un segnale che sia un segnale di pace, e così come credo che ormai migranti e agricoltori siciliani e sardi hanno scoperto che la questione sociale, la questione ambientale sono tutt'una, perché le ragioni per le quali i migranti fuggono dalla fame e dalla desertificazione dell'Africa sono le stesse ragioni per le quali gli agricoltori siciliani e sardi soffrono della siccità. C'è quasi un rapporto, un collegamento tra i barconi e i trattori, se posso usare questa espressione, e finalmente si scopre che c'è uno stretto collegamento tra questione ambientale e questione sociale. Così come deve smettere questo governo di avere atteggiamenti coloniali, perché è una scelta coloniale imporre il ponte sullo stretto. È una scelta coloniale imporre il ponte sullo stretto. Perché imporre il ponte sullo stretto, che è tecnicamente dannoso, che è tecnicamente impossibile, e che la poterbia di Salvini e del governo Meloni pretende di imporre al popolo italiano, ai calabresi e ai siciliani, all'intero Mediterraneo, con un'opera di 14 miliardi di euro. Pensate quante strade si potrebbero sistemare nella nostra Sicilia, pensate quante potrebbero essere le reti ferroviarie efficienti in questa nostra terra, nella quale per andare in treno da Trapani a Messina occorre più tempo che per andare da Napoli a Milano. Credo basterebbe questo per far comprendere cosa stiamo parlando, per comprendere le ragioni per le quali appunto l'Unione è fortemente impegnata su questo versante, perché lei difende non soltanto l'ambiente naturale, ma anche l'ambiente umano. Noi spesso dimentichiamo che il ponte sullo stretto produrrà sacrifici umani terribili nei confronti delle popolazioni, delle migliaia di famiglie costrette a sloggiare, anche a sloggiare per dare spazio ai capannoni necessari per i cantieri, oltre a quelli costretti a sloggiare per dare posto ai piloni del ponte. Così io credo che tutto si tiene. È inutile che io parli della accoglienza dei migranti. Quando qualcuno mi chiede quanti migranti sono a prendere, io non rispondo 80.000, 90.000, rispondo nessuno, io a prendere 3 migranti. E lo faccio un solo differendo, ma che a prendere, perché faremo vive e credo che non mancano per sempre. Concretamente i migranti non sono soltanto degli sfortunati che muoiono, vittime dei nostri egoismi finanziari, delle nostre mischerie politiche, ma sono cittadini come noi, sono una grande risorsa di cambiamento. Se Palermo è cambiata, io voglio rivolgere un applauso di gratitudine ai migranti che sono davvero Palermo. Si collega fortemente con l'impegno di noi tutti di essere qui, esattamente il modo per mandare un messaggio che io ho affidato con l'espressione libera la paura. Essere libera la paura significa essere in pace, ma per essere liberi dalla paura occorre avere cura. Io la mattina quando mi sveglio ho paura di me, guardo lo specchio, poi ho cura di me e mi passa la paura. Ecco, provo a fare lo stesso anche nei confronti di chi incontro per strada. Quando lo vedo ho paura di me, poi ho cura di lui e mi accorgo che è come me. Ecco, io credo che sia questo il nostro messaggio, un messaggio essenzialmente di pace, che poi è niente più e niente meno che la legalità costituzionale, che tiene insieme al tempo stesso l'accoglienza del migrante, il ripudio della guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali, che tiene insieme il no al massacro del territorio, che tiene insieme la
accoglienza, articolo 10 dello straniero, che tiene insieme il no ai comportamenti disumani del governo ungherese. Grazie. Grazie a Leoluca Orlando per aver tratteggiato anche che cosa rappresenta Palermo, la realtà di Palermo, che Palermo rappresenta esattamente questo, un melting pot dove chiunque arriva a Palermo si integra e vive tranquillamente, semplicemente essendo palermitano, ed è questo il modello che noi vorremmo esportare in tutto il Mediterraneo e assolutamente in tutta Europa. Vorrei passare la parola a Giuliana Filtler, che rappresenta, diciamo, la battaglia di tutte le battaglie per la Sicilia in Europa. Buongiorno a tutti, a tutte. Io sono una neofita della politica, anzi diciamo che sono un'archeologa prestata alla politica. Comunque ho accolto questa proposta per me molto impegnativa fattami da Angelo di candidarmi alle europee, proprio perché ho avvertito la necessità di portare anche in Europa le istanze di questo movimento civico ormai ben radicato a Messina, che non risponde soltanto, come si ama spesso dire, la logica non nel mio giardino, non è solo un problema delle persone che verranno espropriate della loro casa, che comunque è un dramma sociale per Messina, ma il problema è che questo avviene, anzi diciamo dovrebbe avvenire, ecco, per una pubblica utilità che noi non vediamo, anzi noi vediamo tutta una serie di danni che quest'opera, che tra l'altro rischia di rimanere una delle tante innumerevoli incompiute siciliane, oltre ad essere come una cattedrale nel deserto, perché non si capisce a cosa serva attraversare lo strato in 10 minuti se poi non abbiamo le autostrade o le strade in Sicilia. E, diciamo, non è solo un problema degli espropriandi, ma è un problema di tutta la città, perché tutta la città per le opere connesse al ponte verrebbe trasformata in un enorme ed infinito cantiere. Pensate che a Messina sono previste 32 aree di cantiere, che tra Messina e i comuni della costa, soprattutto Tirrenia, quasi sino a Milazzo. Ci sono anche dei danni evidenti, ben documentati, che la realizzazione di quest'opera e delle opere ad essa connesse porterebbero anche alla salute pubblica, perché non solo la qualità dell'aria, considerato che è stato stimato che ogni 30 secondi un camion passerebbe per le strade cittadine, la qualità dell'aria peggiorerebbe, vi sarebbe un inquinamento acustico terrificante e tutta una serie di patologie, non solo respiratorie, ma anche dovute appunto all'accumulo di metalli pesanti e via dicendo. Quindi è un problema che va visto in tutta la sua complessità. Io ora non starò qui a tediarvi proprio sugli aspetti tecnici, però proprio in considerazione del fatto che oggi ricorrono due date che hanno segnato molto la Sicilia, io volevo così trattare un aspetto in particolare. Tutti questi soldi che verranno stanziati per il ponte
hanno da sempre suscitato l'appetito e l'attenzione delle cosche. Non a caso è stato detto, con una battuta secondo me, secondo alcuni infelice, secondo me invece molto calzante, non unirà due sponde ma due cosche. Perché pensate che già quando Craxi ventilò l'ipotesi di realizzare il ponte, siccome Craxi era visto come un uomo del fare, allora subito si è scatenata addirittura in Calabria una lotta tra due cosche che si contendevano i territori i terreni di Villa San Giovanni, proprio in vista del realizzando ponte. Lotta che all'epoca si concluse solo con 600 morti e si concluse grazie all'intermediazione della mafia siciliana, che mise tutto intorno al tavolo e disse: vabbè, non ammazziamoci, spartiamoci la torta. Ci sono poi state tutta una serie di analisi fatte dalla DIA che testimoniano appunto questo sempre interesse sempre presente della malavita organizzata, oltre al fatto che si sono già, come dire, hanno già acquisito tutta una serie di terreni. Non so se avete saputo che tra gli espropriandi ci sono pure appunto famiglie mafiose, ma questo è il minimo. Ecco, c'è tutta una grande torta che gira di affari, il movimento terra, la produzione del cemento, il trasporto, i servizi di guardiania, e quindi c'è un reale, concreto problema di infiltrazione mafiosa, tra l'altro facilitato dal nuovo codice sugli appalti che consente di nuovo appunto la pratica a cascata del subappalto. E niente, questo mi ha appunto indotto ormai, da quando purtroppo il ministro Salvini ci ha fatto ricadere di nuovo questa tegola sulla testa, speravamo che finalmente fosse stata messa una pietra tombale con la messa in liquidazione della società, così non è avvenuto, è stato fatto tutto così, un decreto legge come se ci fosse chissà quale urgenza. Angelo ha seguito e lo ringraziamo anche degli esposti e delle successive integrazioni alla Procura della Repubblica di Roma. Noi come cittadini da parte nostra continueremo a combattere sempre quest'idea, sperando di trovare una tutela in Europa, anche perché nel 2005, quando sempre in uno dei vari tentativi di realizzazione dell'opera, l'Italia era stata proprio messa in procedura di infrazione perché il ponte viola la direttiva Habitat dell'Unione Europea, perché va a insistere in due zone a protezione speciale, interessa 11 siti di interesse comunitario e via dicendo. Grazie. Grazie a Giuliana Fitzel per la rappresentazione dei danni e di che cosa significherebbe non solo la realizzazione del ponte una volta avvenuto, ma tutto il processo lungo e complesso e distruttivo per un territorio di realizzazione dei cantieri. Prima di passare la parola a Roberto Salis, volevo anche salutare, a proposito dei candidati, un candidato che è qui presente, che è Emanuele Barbera, che salutiamo, che in questo momento non è qui a parlare con noi. A Roberto Salis, papà di Ilaria, a cui noi mandiamo il nostro più forte e caloroso abbraccio, porto innanzitutto un saluto da parte di tutte le donne che in questi mesi si sono immedesimate nelle sue parole e in quello e negli appelli che Ilaria ha lanciato, e chiunque l'ha vista e ha ascoltato le sue parole e ha ascoltato le parole del suo papà in tutti questi mesi in giro per l'Italia, non può fare altro che desiderare ardentemente di spendersi fino all'ultima energia possibile perché il calvario a cui Ilaria è sottoposta venga immediatamente terminato e possa
ripristinarsi lo Stato di diritto, che in questo momento è assolutamente violato. Su questo le do la parola. Grazie mille, grazie per l'accoglienza. Noi siamo sempre molto commossi a vedere tutto questo affetto attorno a Ilaria. Ilaria è la prima che è colpita da questo senso di solidarietà che su tutto il territorio va avanti. La candidatura di Ilaria, come abbiamo detto, è stata decisa non per fuggire dal processo, ma per avere un processo giusto. Ilaria non subisce un processo giusto, e c'è stata un'ennesima riprova proprio due giorni fa di questa situazione, quando il nostro avvocato ungherese ha ricevuto l'informazione da parte del giudice che è incaricato appunto del processo, che i documenti relativi alle perizie mediche sulle vittime da tradurre in italiano saranno disponibili a novembre. Quindi noi abbiamo un processo che va in corso, è in corso dal 29 gennaio scorso, che è stato incardinato a novembre del 2023, che va avanti in totale mancanza degli elementi giuridici necessari per poterlo definire un processo giusto. Quindi quello che Ilaria sta chiedendo di fare con la sua candidatura è quello di sottrarsi a una situazione in cui il processo è già stato definito e il potere esecutivo in Ungheria ha già stabilito che Ilaria è colpevole, ha già stabilito che Ilaria deve essere condannata a pene severissime. E quello che Ilaria invece chiede è di fare un processo in cui lei possa dimostrare la sua innocenza, come ha sempre detto. A Ilaria è stato proposto un patteggiamento a metà novembre per i reati commessi, che ricordiamo si tratta di lesioni guaribili in 5-8 giorni, su tra l'altro delle vittime che sono nazisti, ma questo non cambia nulla, e questo è un problema gravissimo. Cioè noi, Angelo e Nicola lo sanno, a Pavia tre giorni fa c'è stata un'aggressione di alcuni militanti di Sinistra Italiana che erano lì a volantinare, sono stati aggrediti da un dichiarato fascista e hanno avuto lesioni guaribili in 6 giorni. Cioè stiamo parlando esattamente delle stesse cose di cui è accusata mia figlia e per le quali in Ungheria è in carcere cautelare da 15 mesi adesso. Queste sono le cose su cui per le quali personalmente io sono una veste stranissima in queste elezioni, perché faccio la campagna elettorale e non sono candidato, no? Per cui è una roba che non si è mai vista, però insomma io cerco quindi di non parlare di me, perché io devo essere la voce di Ilaria, però questa cosa la dico. Cioè sicuramente c'è un'Europa che non mi piace nel momento in cui ci sono queste incongruenze. E questo lo dico io non da rappresentante del candidato, ma da privato cittadino. E noi non possiamo avere un'Europa dove si manifestano incongruenze veramente allucinanti. Abbiamo la Corte d'Appello di Milano che ha giudicato non attuabili il mandato di cattura europeo nei confronti di una persona italiana che è stata arrestata in Italia e che ha accusato gli stessi reati in Ungheria di cui è accusata Ilaria, e questa persona, la Corte d'Appello di Milano, ha stabilito che non deve essere concessa l'estradizione perché c'è una totale difformità tra quella, la realtà dei fatti oggettivi del reato e la pena che viene proposta, e inoltre le condizioni di detenzione non sono adatte secondo la Corte di Appello di Milano. Ma non è solo questo, ci sono delle difformità in questa nostra Unione Europea che hanno
hanno bisogno di essere risolte. Cioè, non è possibile che ci siano delle nazioni in cui per reati come quelli che, di cui è imputata mia figlia ci siano la possibilità di avere delle detenzioni cautelari, quindi senza che un giudice si esprima sul fatto che l'imputato sia o meno colpevole, che possono durare fino a 4 anni. Cioè, Ilaria può stare in carcere 4 anni in attesa di giudizio. Non è possibile che l'Unione Europea ha un accordo al CEDU, la Corte Europea per i diritti umani. Non è possibile che in Europa non sia possibile adire alla Corte Europea fin tanto che non sono espletati i passaggi locali. Perché nel caso appunto di Ilaria, per un reato che in Italia verrebbe giudicato non perseguibile senza querela alla controparte, eccetera, una persona, prima che vengano espletati tutti i passaggi in quel paese, può aspettare 6 anni e poi finalmente si può andare alla Corte Europea dei Diritti Umani e fare qualcosa perché questo è avvenuto in modo sbagliato. Non è possibile che ci sia una decisione quadro del 2009, la numero 829, che dice che i cittadini europei devono essere equiparati in termini di diritti per quando si parla di detenzioni cautelari. Quindi se un cittadino spagnolo compie un reato ed è messo agli arresti domiciliari in Spagna, in Francia, dovrebbe avere, secondo questa decisione quadro, la possibilità di espletare la detenzione cautelare nel suo paese, in modo tale da equiparare la situazione del cittadino francese e del cittadino ungherese. E questa è una decisione quadro approvata nel 2009, la 829, che non ha mai praticamente avuto attuazione. È una decisione quadro su cui noi ci siamo appellati 7 volte per cercare di averne attuazione, e chiaramente il governo, la magistratura ungherese è un po' sorda, anche perché è guidata dal potere esecutivo localmente, ma sicuramente non abbiamo avuto il giusto sostegno da parte del governo italiano, che invece cercare di far applicare delle normative favorevoli ai propri cittadini dovrebbe essere un po' il suo incarico. C'è un ultimo fatto che volevo sottolineare, perché questo è quasi divertente nel momento in cui si possa trovare divertente una situazione come questa. Però per esempio Ilaria, se fosse una cittadina ungherese, dal 1 maggio, il momento in cui sono state ufficializzate le candidature per le europee, lei avrebbe diritto all'immunità. Cioè, se fosse una cittadina ungherese, Ilaria adesso sarebbe libera. E anche questa è una roba assolutamente difforme nella nostra Unione, perché praticamente abbiamo una totale una legge che di fatto ha un atteggiamento razzista nei confronti dei cittadini europei. Cioè, Ilaria non è ungherese, quindi sta in prigione. Se fosse cittadina ungherese con la candidatura all'Europarlamento, sarebbe libera. Ecco, queste sono un po' le cose che io da cittadino trovo difformi e su cui io spero e sono sicuro che a breve avrò la possibilità di parlare con un europarlamentare che conosco molto bene, e per cui dirò a questo europarlamentare che conosco molto bene alcune cose che dovrebbero essere fatte, e queste sono sicuramente le cose, alcune delle cose da fare. Così come vorrei vedere, come dice mia moglie, da un buguino, mia moglie è toscana, dice da un spiraglino senza essere visto, il momento in cui Mimmo e Ilaria si accorgeranno dello spreco che esiste nella comunità, nell'Unione Europea, per questi due parlamenti, uno a Bruxelles e uno a Strasburgo, fatti solo per avere a disposizione dare alla Francia una possibilità di grandeur o non so di che cosa. Ecco, io mi auguro che Mimmo e Ilaria cerchino di trasformare quello spreco inutile di denaro in un polo per accogliere le persone senza dimora in Europa, che sarebbe un uso molto più utile del denaro pubblico e della,
delle nostre tasse. Per cui io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Allora, Ilaria adesso con questa candidatura vede un piccolo bagliore alla fine del tunnel. Noi potremmo accendere un piccolo fiammifero, ognuno di noi, se però lo accendiamo tutti insieme o l'8 o il 9 giugno e lo accendiamo esattamente dove deve essere acceso, e questo bagliore può diventare una luce abbagliante e finalmente dare un senso a questa tragedia che finora non ha avuto nessun senso. Grazie a tutti. Grazie, il nostro impegno è esattamente questo, trasformare questa piccola fiammella in una luce accecante. Do la parola con grande piacere a Mimmo Lucano, che rappresenta ciò che molti di noi hanno sempre avuto come idea, come convincimento proprio da moltissimi anni, cioè che chiunque arriva in Italia ha diritto a tutti i diritti di qualsiasi altra persona, va accolto nella assoluta pace e tranquillità, e che qualsiasi modello di carcerazione preventiva che in Italia è stato perpetrato e va avanti da decenni ormai è assolutamente indegno e dovrebbe essere illegale. Invece le leggi dello Stato lo consentono che sia legale, e consentono in Italia che una persona migrante che arriva in Italia scappando da chissà quale situazione terribile possa essere rinchiuso per un tempo lunghissimo, 18 mesi, senza aver commesso alcun reato. E invece Mimmo Lucano ci ha spiegato che ci ha fatto vedere che la differenza invece è abissale nel momento in cui il modello è un altro e si fanno le cose con uno spirito umanitario, semplicemente di accoglienza verso l'altro. Fortunatamente anche la Corte d'Appello gliel'ha riconosciuto, come lui stesso diceva ieri a Cinisi in un bellissimo intervento al cui ho avuto il piacere e l'onore di assistere. E su questo gli do la parola. Grazie a Mimmo Lucano. Grazie a tutti, ho ascoltato con tanto interesse tutti gli interventi che mi hanno preceduto e che devo dire che mi hanno messo anche emozione. E devo ringraziare Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che mi hanno dato la possibilità di allargare gli orizzonti, partecipare anche, prendere parte anche a circostanze come queste, anche giù a Palermo. E io vengo da Cinisi, è un giorno sempre che viviamo, almeno dentro di me, provo questa sensazione, perché la prima volta che ho votato nella mia vita, quando ho fatto la maggiorità, e ho votato il Partito di Democrazia Proletaria per la storia di Peppino Impastato. Mi sono legato anche idealmente perché lui non ha combattuto solo la mafia, che era comunque vicino a lui, ma allo stesso tempo credo che si è battuto per l'uguaglianza, per il rispetto dei diritti, ma soprattutto per l'uguaglianza sociale, per un ideale politico. E quando io ho reso la dichiarazione spontanea nel processo dove ero imputato, quella mattina al Tribunale di Locri, non lo so perché, istintivamente il mio pensiero è andato a lui, e difatti glielo ho raccontato al giudice che poi mi ha condannato, anzi che mi ha interrotto e ha detto: guardi, glielo dico nel suo interesse, non vada oltre quelli che sono gli aspetti penali che la riguardano. Io come difesa, anche senza nessuna strategia difensiva concordata con gli avvocati, ho pensato in quel momento a Peppino Impastato, a cui ho ispirato tanto della mia azione politica a Riace, in un luogo per alcuni aspetti limite, anche per la presenza delle mafie, che non ci lascia scampo, ci fa avere come unica prospettiva quella di andare via. E quindi sono veramente, diciamo, orgoglioso di essere qua con tutte queste persone, in modo che anche,
anche rispetto a quello che ho vissuto, ho subito le misure cautelari per 11 mesi, gli arresti domiciliari. E io credo che non ho mai voluto costruire alibi o trovare giustificazioni, perché alla fine ho pensato nell'opinione pubblica che è destinataria di quello che accade, di quello che succede nei tribunali, e anche creare il sospetto rispetto a quello che io avevo fatto come sindaco per 3 legislature, deboliva su di me proprio l'entusiasmo, e per cui alcune volte è come se prevaleva il senso della rassegnazione. Ma così come non ho avuto nemmeno rancori, sono un prigioniero politico, trovare queste, ho accettato, ma l'epilogo ha portato una luce, così come la luce anche per me è stata partecipare a questa idea di Europa con le persone che sono qua tutte vicino a me, ma con tutti i candidati, perché finalmente la luce è arrivata dalle motivazioni con le quali la Corte d'Appello mi ha prima assolto, ma poi hanno reso pubbliche le motivazioni, ma non lo hanno fatto dopo i giorni tecnici che occorrono per 90 giorni. Hanno voluto raddoppiare per dire attenzione, noi, almeno io così l'ho ricevuto il messaggio, abbiamo analizzato parola per parola, intercettazione per intercettazione, tutto quello che hanno fatto della mia vita come la GX, in tutte le cose, e dopo hanno reso pubbliche queste motivazioni, e là che è uscito fuori qualcosa che ci dovrebbe interrogare sul perché di questo tentativo di legittimazione, di criminalizzazione, che riguarda me ma che può riguardare tutti. E allora hanno detto, ma questo non solo non ha fatto nulla, guardiamo il suo patrimonio, guardiamo quello che ha, guardiamo quello che ha fatto, che viene fuori, ma viene fuori un profilo completamente, e mi hanno dipinto il giudice della Corte d'Appello come un eroe, che rincorre ideali, che rincorre un sogno di libertà per la sua terra, di accoglienza, come l'anima della nostra terra. Quando Leoluco Orlando parlava della paura, il senso della paura, ma guardate che come si può avere paura senza nessun motivo di una persona, di un essere umano? Questa pregiudiziale, ma chi ci autorizza? Allora io penso che la paura e queste pregiudiziali nascano da un disturbo del comportamento. Alcune organizzazioni politiche, ideologie politiche, si basano sul disturbo del comportamento, non si mettono altre giustificazioni. E il mandante della mia storia è stata la destra, oggi lo posso dire, le politiche del neoliberismo, così come quello che è accaduto a Ilaria Salis, un'altra combattente per la libertà, antifascista come noi. Io esprimo la massima solidarietà per la sua storia, perché alla fine sta pagando per i propri ideali come noi. Ecco, io c'ho un sogno che dall'impegno politico in ogni vissuto, a qualsiasi livello, che sia un piccolo villaggio, che sia una cosa più grande, il nostro senso, la mia partecipazione è questa. Il sogno della democrazia, della libertà, del rispetto dei diritti umani, di costruire altri mondi possibili. Grazie Mimmo Lucano, per fortuna non ha perso la speranza, e quello che la Corte d'Appello gli ha riconosciuto, il suo sogno, il suo ideale, lo ha portato in alto, lo ha mostrato una strada che va assolutamente perseguita, quindi un altro mondo è possibile. Due sindaci hanno ispirato la mia azione, anche devo riconoscere, uno Leoluco Orlando, ma anche un altro ex sindaco che io ho seguito sempre con affetto, con interesse, che si chiama l'ex sindaco di Messina, a Corinti, che è qui presente in sala, che salutiamo, anche lui, un faro, come il faro di Messina, a cui noi teniamo tantissimo. Con grandissimo piacere do la parola ad Angelo Bonelli.
in realtà chiedo scusa, volevo far chiudere ad Angelo Bonelli, perché la sua battaglia per il ponte che ci ha sempre accompagnato diciamo, è un emblema della lotta ambientale in Sicilia, e avevo il piacere di far chiudere a lui questo, diciamo, questo nostro piccolo incontro. Passo invece la parola al segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoiani, che non me ne vorrà se gli, diciamo, se gli preferisco per un momento Angelo Bonelli. Anch'io lo preferisco, quindi va benissimo. Ma intanto voglio dire che questa cosa che ha detto Mimmo sul disturbo della personalità la trovo meravigliosa, e bisogna che ci ragioniamo davvero, perché vorrei innanzitutto davvero dire un grazie grande come una casa a Luca, a Mimmo, a Giuliana, a Ilaria per tramite di Roberto, che non se ne avrà male, ma è così, Ilaria non può essere qui con noi. Per aver accettato insieme a tante e a tanti altri di costruire insieme a noi, a me, ad Angelo e ad altri e ad altri di Europa Verde, di Sinistra Italiana, perché non ci siamo soltanto io e Angelo, anche se siamo quelli che poi girano di più, stanno più in televisione, delle liste che mi rendono orgoglioso, è una parola sempre difficile da dire, felice, perché come avete capito dalle loro parole, io sarò molto breve, sono liste frutto di storie collettive e di un'idea della politica che è fatta di grandi storie collettive, dell'interesse generale che viene prima dell'interesse particolare. Guardate, è una cosa tanto importante questa qui, tanto. Soprattutto di fronte alla scena terribile che abbiamo davanti in questi giorni. Io sono super garantista, sempre stato. E lo sono anche di fronte all'immagine terribile che arriva dalla Liguria in queste ore. Ma quell'immagine è terribile, a prescindere dall'esito della vicenda giudiziaria, Luca, no? Guardo te. A prescindere, è terribile, è l'idea di una politica piccola che vende l'interesse comune in nome di un interesse particolare. Noi vogliamo una politica che sia il contrario di questo, per questo lo dico qui, l'ho detto in queste ore, senza aspettare le sentenze, per questo dico qui, l'ho detto in queste ore, lo rilancio, presenteremo nelle prossime ore, non è la prima volta che lo facciamo, la ripresentiamo da qualche anno, in varie legislature, l'ho fatto più volte, una legge per dire una cosa semplice, rendiamo impossibile il finanziamento ai partiti, alle personalità politiche, agli esponenti politici, da parte di soggetti privati che abbiano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione. Si può fare, è una cosa di polizia. Io faccio insieme ad altri un appello da qui a tutti i leader, le leader, i segretari di tutte le forze, maggioranza, opposizione, a cominciare da Giorgia Meloni, che aspettiamo, è una cosa che tutela l'onore della politica, delle istituzioni e anche dell'impresa sana. Basta con le commistioni, basta con i conflitti di interesse, basta con le opportunità. Serve un cambio di passo, primo, questo, perché per noi l'interesse generale è ciò che sta al primo posto, e questo interesse generale è quello che queste storie qui hanno raccontato, che hanno incarnato, di Luca davvero a Palermo, io che posso dire, sarei perfino ridicolo, è, come ha detto Manuela, il sindaco, e quando uno gira per strada ed è il sindaco, anche quando non lo è più da anni, vuol dire che ha attraversato la sua città nel segno dell'interesse generale. E così vale per tutti e tutte. Ilaria è diventata un'amica, un'insegnante, una sorella, per tante che non l'hanno mai conosciuta, perché hanno immediatamente inteso le ragioni di una vicenda, il bisogno di un atto concreto in grado non solo di aiutare Ilaria a uscire da quell'inferno, ma di un atto concreto in grado di dire che l'Europa che vogliamo e quella che non vogliamo è in ballo in queste elezioni europee. Vogliamo un'Europa in cui in tutti i paesi membri ad ogni cittadino di ogni paese siano riconosciuti gli stessi diritti, che quei diritti siano di uno standard elevato, diritti di libertà, diritti di giustizia. Mimmo, anche qui, io ogni volta che lo sento parlare lui comincia piano, no? Poi vengono i brividi, perché anche qui, a proposito della scena di queste ore, della politica, della corruzione, c'è chi andava sugli yacht degli imprenditori, sui grandi yacht, e chi idealmente stava sui barconi che rischiavano di affondare. È facile decidere che Europa vogliamo. Noi vogliamo un'Europa della giustizia, nel senso pieno della parola,
che è molto più della formalità, della legalità formale, della giustizia, dell'accoglienza, dell'attenzione alle fragilità, alle differenze, alle culture. E Giuliana che quindi ci racconta di una battaglia che, come ha giustamente detto, è il contrario della sindrome NIMBY, non nel mio giardino, è l'interesse generale, ambiente, territorio, lavoro, i diritti, una modalità di sviluppo, i trasporti, come li intendiamo in una regione come questa. Poi appunto viene da ridere, no? 14 miliardi per il ponte sullo stretto, quando per andare in treno da una città all'altra in un'altra parte del paese ci impieghi un'ora e qui ce ne impieghi 14, ma insomma ci sarà qualche altra priorità. Alleanza Verdi Sinistra è questa cosa qui, e questo vale da Gaza, dove occorre impedire che si compia un genocidio, dire basta a uno sterminio senza fine, all'Ucraina, alla macelleria che la Russia ha scatenato in Ucraina, che deve finire, ma può finire solo con una via d'uscita diplomatica, e arriva a tutte le vicende, le storie che qui abbiamo ascoltato. Per questo Alleanza Verdi Sinistra sarà una vera sorpresa nelle prossime elezioni europee. Si discute delle soglie, altro che soglie, saremo la sorpresa. E lo saremo perché sarà premiata la coerenza di una proposta politica, la sua capacità innovativa. Con Angelo Bonetti abbiamo fatto una cosa che non era scontata. Litigano tutti, no? Avete visto il centro, si frantù. E tante volte la storia anche. Sì, ma noi litighiamo, ma litighiamo come si fa, diciamo, nelle famiglie che poi hanno una relazione solida, no? Bisogna anche discutere, confrontarsi, ma con cura e con rispetto e con curiosità. E noi abbiamo fatto questo. Mettere insieme storie e culture per dire che non vogliamo ricostruire ciò che c'era e non c'è più, non vogliamo rifare quello che c'è stato e non c'è più, non vogliamo sommare i frammenti, vogliamo una storia nuova, parole nuove, e siamo convinti di poterlo fare, noi insieme e tutti e tutte noi insieme, con i candidati, con le candidate e con i tantissimi e le tantissime che in queste ore stiamo incontrando. Saremo una sorpresa per portare in Europa la possibilità e la necessità di un cambiamento, perché l'Europa, e noi siamo europeisti, c'è se cambia. Se l'Europa non è l'Europa della pace, della giustizia ambientale, della giustizia sociale, dei diritti di tutti e tutte, dell'inclusione, l'Europa semplicemente non sarà. Grazie a Nicola Battagliani, segretario di Sinistra Italiana. Prima di dare la parola ad Angelo Bonelli, vorrei spendere due parole. Angelo Bonelli rappresenta qui per noi e nell'Alleanza Verdi Sinistra quella metà del mondo oltre il quale non esiste null'altro, che è la giustizia ambientale. Oggi io ho avuto il piacere di andarli a prendere in aeroporto, ci ho messo un'ora e mezza per arrivare dal centro di Palermo all'aeroporto Punta Raisi, sotto una pioggia battente, come a Palermo non si vedeva dall'anno scorso, senza esagerazione. Il cambiamento climatico sempre più violento che martorizza territori come quello siciliano è sotto gli occhi di tutti ed è assolutamente innegabile. E rispetto a questo, ciò che Angelo Bonelli rappresenta, la giustizia ambientale, è molto al di là del cambiamento di facciata che spesso, di cui spesso vengono accusati i cosiddetti ambientalisti. Occuparsi della giustizia ambientale significa occuparsi della sopravvivenza del pianeta e di che cosa succederà non da qui a 50 anni, ma da qui all'anno prossimo, perché questi sono i tempi. E in Sicilia il ponte sullo stretto è, l'ho detto prima, la madre di tutte le battaglie, perché racchiude tutto: la lotta alla mafia, la tutela del territorio, il lavoro, la lotta per un lavoro giusto, la lotta per la tutela dei diritti. Tutto questo è il ponte sullo stretto, che non è soltanto la battaglia contro il progresso di cui tante volte la sinistra è stata diciamo, accusata, ma invece è al contrario, è la tutela. Noi non siamo contro, siamo per, e questa battaglia si incarna moltissimo nella battaglia contro il ponte sullo stretto. E con questo passo la parola ad Angelo Bonelli, segretario di Europa Verde. Grazie Emanuela, grazie per le belle parole. Innanzitutto voglio dire, sono d'accordo, scherzavo ovviamente con Nicola, che è tutto normale, io mi preoccuperei di discutere, insomma, sarebbe un po'
Noi abbiamo fatto una lista, Alleanza Verdi e Sinistra, a queste europee, che è veramente una grande scommessa, devo dire un atto di coraggio che abbiamo fatto aprendo le nostre liste alle migliori intelligenze, alle migliori personalità del nostro paese, e una vera e propria cessione di sovranità, ecco, se dovessimo dire questo, cosa in cui alcuni partiti, ogni riferimento è puramente casuale, sono un po' invece combattuti al loro interno a dividere posti, tu no perché sennò rubi il posto a me, tu ti metti da un'altra parte perché sennò non mi fai eleggere me nel sud, a quello no perché sennò non scatto io, logiche che allontanano la politica. Noi abbiamo fatto una grande operazione politica, è sempre brutto parlare di se stessi e parlando bene di quello che fai, però penso che avere candidature come qui in Sicilia, guidate da Luca Orlando, che è stato animatore di una grande stagione per la battaglia contro la mafia, per la trasparenza, una grande stagione da questo punto di vista, e poi avere Ilaria Salis, che per me oggi qui è rappresentata da Roberto, che perché dobbiamo, io non aggiungo niente, sottoscrivo quello che ha detto Roberto al 100%, 1 milione per 1 milione, bisogna liberare Ilaria dal carcere, perché bisogna liberare la democrazia, chiaro? Liberare Ilaria significa liberare la democrazia che è imprigionata, e a coloro i quali hanno dei dubbi, io ogni qualvolta li incontro e parlo, capiscono e cambiano idea. Se gli italiani sentissero le parole di Roberto Salis che oggi ha pronunciato, non ce ne sarebbe uno che direbbe hai torto. Ci sarebbe un plebiscito. Questo è l'elemento. Roberto Salis, la famiglia, ha fatto tutto ciò che il governo italiano aveva chiesto loro di fare. Il ministro Nordio, Tajani, hanno detto andate a prendere una casa in affitto. Hanno preso una casa in affitto a Budapest. Fate istanza per gli arresti domiciliari. Hanno fatto istanza per gli arresti domiciliari. Gli è stata negata. Perché vogliono che Ilaria sia una preda politica, e allora ecco perché bisogna sbarrare il simbolo e votare Ilaria insieme a Leo Luca, ai nostri candidati e alle nostre candidate, perché bisogna liberare la democrazia, e questa è una grande battaglia. Poi c'è Cristiana, e poi c'è Emanuele Barbera, e poi ci stanno i nostri candidati in Sardegna, e poi c'è Mimmo Lucano, e abbiamo Ignazio Marino candidato al centro d'Italia, l'unico sindaco in Italia di una grande città cacciato per volontà del segretario, allora segretario del Partito Democratico Renzi, che chiamò a rapporto i suoi consiglieri comunali, andate a firmare al notaio per cacciare perché aveva messo le mani in luoghi di potere, in cui in quei luoghi di potere che si chiamavano Calzagirone, si chiamavano Cernoni, grandi questioni di discariche. Capite? Noi abbiamo una grande, Ilaria sapete anche è capolista anche al nord-ovest, abbiamo tante altre candidature estremamente importanti di ricercatori, di scienziati, giovani e quant'altro, quindi io penso che i sondaggi che vedete, che già ci danno ampiamente sopra il 4%, lo dico con, io vengo, Nicola lo sa, sono tendenzialmente, adesso mi ha imparato a conoscere, tendenzialmente un pessimista, qui c'è Carmelo che mi conosce una vita e sa bene quando sono tendenzialmente pessimista, però posso dirvi che il nostro dato secondo me è un dato sottostimato, perché non considera l'apporto fondamentale che figure come Leo Luca, come Ilaria, Mimmo Lucano, Ignazio Marino e tutti questi giovani molto radicati sul territorio possono portare alla lista oltre che il voto di opinione. Vengo dunque con una cosa che magari non c'entra niente, perché voglio dare una risposta alla Premier Meloni che pochi minuti fa ha chiesto a tutti quanti di condannare quello che è accaduto a Milano poche ore fa, forse 45 minuti fa, a proposito della Convenzione sugli Stati Generali della Natalità, dove delle studentesse hanno esposto di fronte al momento in cui stava per intervenire la ministra Roccella dei cartelloni dove c'era scritto sul nostro corpo decidiamo noi, e la ministra ha risposto infatti non decidete voi, c'è stata una contestazione. Allora Giorgia Meloni, dico che la contestazione è alla base della democrazia,
Io non condanno e sono da parte delle studentesse e degli studenti che a Milano hanno contestato la ministra Roccella. Perché se questo paese, dopo che hanno invaso la televisione pubblica, dopo che ieri la Premier Meloni ha fatto un comizio in diretta a reti unificate sulla RAI di 46 minuti, dopo che hanno avviato un procedimento disciplinare contro una giornalista che ha denunciato un atto di censura, io, noi e penso di interpretare anche la, non accogliamo l'appello della Premier Meloni e ci schieriamo dalla parte dei studenti e delle studentesse di un governo che manda un'organizzazione integralista e religiosa dentro i consultori per boicottare e sabotare la legge 194, la legge della Repubblica Italiana. Quindi, cara Meloni, noi non condanniamo, perché la contestazione è alla base della democrazia. Chi oggi ha una carica pubblica, ovviamente una contestazione non fatta con atti violenti, per carità, ma se esponi un cartello, francamente, anche no grazie, bene hanno fatto gli studenti questo. Detto questo, c'è una liaison, uso questo termine, io che tra il ponte sullo stretto di Messina e quello che è accaduto a Genova. C'è una bella connessione, che voglio spiegare. Perché... E parto da Genova, così dopo capite subito. A Genova avete visto quello che è successo. C'è un governo che vuole attraverso Nordio depenalizzare i reati contro la pubblica amministrazione. Ha detto che i Trojan sono un atto di inciviltà. Se non ci fossero stati i Trojan, Messina Denaro, col cavolo l'avrebbero arrestato. Molto lontana la destra di Giorgia Meloni, e quella che diceva lotta alla mafia, quando adesso invece vogliono di ridurre le intercettazioni. I Trojan sono atti di inciviltà che sono regalo alle mafie e ai corrotti. Pensate che la diga foranea, stanno facendo una diga a Genova, che è un mostro, una cosa incredibile, dal costo di 1.300.000.000 di euro, senza gara pubblica. Non è stata fatta la gara pubblica. Ecco la liaison adesso arriva. In Sicilia vogliono fare il ponte sullo stretto di senza gara pubblica, o meglio, ci vogliono dire l'hanno già fatta, 19 anni fa, 20 anni fa l'hanno fatta. Cioè, veramente incredibile. Qualunque studente una cosa del genere direbbe: ma che state scherzando, riproponete una gara di 20 anni fa con il mondo che è cambiato, in un progetto che non esiste più, senza gara pubblica. Sapete chi è il beneficiario di queste due gare? È WeBuild. Costruisce la diga foranea a Genova senza gara, costruisce la diga foranea e il ponte sullo stretto a Messina senza. C'è una refrattarietà da parte di questo governo sulle gare. Potrei aggiungere che due giorni fa il Ministero degli Interni ha assegnato senza gara la gestione dell'organizzazione, tra l'altro già coinvolta in Roma Capitale, non so, tutta una serie di inchieste, senza gara pubblica. 151 milioni di euro affidati a questa, senza un atto di negoziazione di evidenza pubblica. C'è quindi un problema molto serio nel nostro paese. Le spinte sul premierato, l'autonomia differenziata, questo mercimonio tra Salvini e Meloni per avere, lei prende il premierato, quindi anche una svolta presidenzialistica perché c'è questo emendamento, l'autonomia differenziata che ammazza il Sud. Dobbiamo fare molta attenzione, perché ci sono segnali che ci portano veramente a una svolta molto cupa per la nostra democrazia. E quindi in questo senso l'appello che dobbiamo fare ognuno di noi è di portare al voto la gente, i cittadini, perché noi la nostra Costituzione, la nostra Repubblica, la nostra democrazia la dobbiamo difendere, e un segnale molto forte deve venire da queste europee. In primo luogo perché Salvini prenda una botta che, in maniera tale che se ne va, e a quel punto possiamo aprire nuovamente il ragionamento sul ponte sullo stretto di Messina. In secondo luogo perché... portare al voto, e quindi chiedendo tra l'altro il voto per l'Alleanza Verdi e Sinistra, è un elemento importante. Io concludo semplicemente dicendo che la battaglia sul ponte sullo stretto di Messina è una battaglia dei siciliani, dei calabresi, ma guardate che se andate in giro per l'Italia, mi capita tantissimo.